Ciao, sono Jake e benvenuti nel video numero 15 della mia run di Sekiro Shadows Die Twice. Questa cosa non me l'aspettavo. Praticamente si sbloccano vere e proprie robe nuove. C'è lo Shuriken, non so se fosse già caricato. Boh, alla fine il nome era caricato. Era quello base, sì. Ascia caricata. E quindi col menu dei potenziamenti in realtà si sbloccano delle altre versioni, tutte equipaggiabili in qualsiasi momento. Più semplice, armatura semplice. Credo siano uguali le prime due cose. Ma non riesco veramente a capire, cioè, che senso ha lasciare questa più questa. Cioè, questa è solo un comando in più. Cioè, tanto vale. Boh, darmi solo la lanciamolla. Cioè, magari ce ne saranno altre in cui l'attacco caricato è diverso, o la combo arpione fa un'altra cosa, però questi sono uguali, ha solo un attacco in più, non boh. Vabbè. Mettiamo questo. E basta, abbiamo solo 38 cosi spiritici magici, veramente poco. Siamo un po' nella merda a livello di risorse. Ma va bene così. Dai, non possiamo lamentarci troppo. In qualche modo le cose stanno procedendo. Allora. Nell'ultimo video mi sono stupito. Stupido. Mi sono stupito di come non ci fosse un modo per tornare qua sopra, ma è anche vero che noi siamo scesi buttandoci di sotto. Non siamo scesi in maniera normale. Continua comunque a sembrarmi un'idea molto stupida non aver inserito un alberello tipo qua, magari, per farci risalire. Ma fatto sta, le cose stanno così. Quindi qua sotto abbiamo esplorato più o meno tutto. Siamo arrivati anche a quelle grotte demoniache. Qua ci siamo stati. Ok, quindi qua a sinistra non c'è nient'altro per noi. Ok, quindi quella porta probabilmente si sblocca avanzando di qua, andando a sinistra. Però da qui. Quindi, visto che la sinistra l'abbiamo esplorata, prima di andare dritto, occupiamoci della destra. Allora, come c'era un modo per andare? Come c'eravamo saliti qua sopra noi? Ok, semplicemente così immagino. Oh mio Dio, dove sono finito? Ok, quindi eccoci di nuovo sopra il tetto delle meraviglie. Oh, quello stronzo l'avevamo già notato e lui stava di nuovo notando noi. Ok, diamo prima un'occhiatina in questa parte qua. Quindi da qui. Ok. Il modo più facile era girare da questa parte. Non sembra ci siano nemici qua intorno. Oh, finalmente una porta che si apre. Eppure un'altra porta che si apre. Stanno diventando troppe. Questa cosa mi preoccupa. E il lato opposto. Della specie di fognatura dove era chiuso. Cos'è questo luogo? Questo luogo è molto strano.
siamo finiti qua? E perché c'era un gancio per salire sopra questo tetto? Oh mio Dio, sviluppatori, cosa combinate? Cos'è, qualche zona dove avete lasciato qualche glitch per permettere degli speedrun? L'odore è quello. Odore di finti glitch che in realtà sono programmati proprio così. Ok, vediamo cosa c'è in questa melma. Boh, vabbè. Attualmente non sappiamo il senso di questa zona del castello. La cosa mi confonde. C'erano due oggetti, sì, ma perché salire sopra il tetto, ad esempio? Questo è strano. Oh, ok. Questa era l'entrata normale. Va bene. E quindi ci siamo ricollegati qua. Ok, saliamo. Quindi questa zona l'abbiamo esplorata. Qua non c'è nulla. Ok, questo è molto strano. Perché c'è di nuovo quel coso? Non l'avevo già preso. No, sono saltato troppo. Boh. Le stranezze continuano. È ricomparso. Era ricomparsa quella croce. Vabbè. Quindi, parte sinistra definitivamente completa, mi pare. Torniamo sopra il tetto per vedere meglio. Ok, là sopra non credo di poterci arrivare. Anche se c'era un misterioso buco sul tetto che mi ha incuriosito, ma... Non possiamo raggiungere quel punto. Quindi sì, spostiamoci a destra, allora. Io direi di raggiungere prima quel tizio... Merda, non possiamo... raggiungerlo così facilmente. Ah, no, mi è sembrato fosse un altro, no. Ok, siamo fuori dalla sua visuale qua. Che cazzo? Sorto mi hanno visto. Mi ha visto. Oh merda! Oh mio Dio, che attacchi strani! Conosce... Ok, mi sta cercando. Va bene, affrontiamolo, vediamo un po'. Ciao amico, ehi là, guardami. Ehi, sono qua. Ah, ok. Quindi è...
E sono un rompipalle che però muore rapidamente. Queste palline qua. Vabbè. Non è quello che volevo, ma non ci lamentiamo. Ho premuto X invece di quadrato. Ok, non si apre, ovviamente. Qui siamo esattamente, guardate, ho ragione. L'area chiaramente non è caricata, guardate, non c'è nessun elemento. Se la sono giocata bene, ecco perché ci sono questi caricamenti così veloci. Hanno chiuso il portone del toro. Così quest'area non c'era più bisogno di renderizzarla con una buona grafica. Bella, bella la scelta, cioè, capisco che ci sono i feticisti. Oh no, il mondo non è aperto, che schifo, non è come Dark Souls 1. Ma secondo me è un'ottima scelta, chi se ne frega, meglio le performance. Pensate alla città infestata, là, come si chiama, la città dimenticata, abbandonata, scordata. Lo spauracchio di tutti i giocatori di Dark Souls, che boh, secondo me non era così fastidiosa, che in ogni caso girava tipo a 15 FPS, no? Pensate a quello, cavolo. Queste cose qui non ci sono perché si fanno questi sacrifici, questi piccoli sacrifici. Hanno chiuso l'area, però cioè, almeno le performance di gioco sono ottime. Come sempre, controlliamo i tetti, ma io volevo fare una cosa prima. Oh, ce l'ho fatta. Ok, non c'è nulla. Controlliamo qui, anche se qua c'ero stato. Probabilmente ci saranno altri di quegli stronzi da qualche parte. Discussione, devo origliare? Forse potevo origliare prima di uccidere quei due. Ah, ma questa è tipologia diversa. Wow. Questa è un solo. No, non è uno shuriken, è un'ascia rotante. Con un altro attacco di merda di quelli che sbilanciano. È che io provo a parare, ma con evidente scarso successo. Ciao. Non era uno ciao in realtà troppo spavaldo, anche se suonava tale. Visto che mi ha massacrato. Cavolo, quest'area è un bel problema. Abbiamo una sola compressa. Ci serve tanta energia per esplorarla tutta bene. Cioè, per esplorare bene si devono eliminare tutti i nemici almeno una volta, in modo da poter poi girare in pace e vedere tutti gli oggetti che si dovrebbero raccogliere. Poi è così ingarbugliata. Allora, questi sono i tetti iniziali. E li ho esplorati. Questo è quello dove ero saltato. Allora, andiamo qua.
Ricontrolliamo. Maledizione, qua sotto devo controllare anche. Ok. C'è questo spiazzo con texture molto belle. Ok, qui abbiamo esplorato. Ora controlliamo i tetti qua sopra. E l'altro lato, se si può vedere, lo vediamo dopo. Ok, tetto alto controllato. Tetto basso controllato. L'obiettivo del gioco non è avanzare. Senz'altro, lo saprete già. Questa battaglia deciderà le sorti di tutta Ashina. Ora offriamo Benzir a corrigere gli nostre oggetti. vite a Lord Ishin e alle genti di Ashina. Noi siamo Ashina. Nessuno ci può spezzare. Per Ashina! Ashina! Ok. E noi stiamo ammazzando tutti così a caso, non sappiamo nemmeno perché, magari quelli sono buoni in realtà. Come diceva nel discorso Genichiro, gli serve il sangue per la battaglia, perché è l'unico modo. Tuttavia, quel sangue diffonde il male del drago. Cioè, se usi troppo sangue per resuscitare, fai ammalare tutti col male del drago. Quindi, il signore, il ragazzo, ha concesso il dono solo a noi per fermare questi che vogliono usare lo stesso dono. Solo che noi così ammaliamo ovviamente solo le persone vicine a noi, ma se tutti lo usassero si ammalerebbero tutte le persone, quindi il costo per il potere sarebbe ovviamente troppo grande. Certo, abbiamo trovato una specie di cura, ma ovviamente non sarà un oggetto comune, sarà un oggetto super raro e limitato, non solo per noi come giocatori, ma anche all'interno del mondo in maniera reale. Anzi, in termini realistici, all'interno della storia, probabilmente la goccia che guarisce dal mal del drago è una cosa quasi non esistente. È addirittura più rara di quanto lo è veramente per noi di gameplay. Ok, abbiamo visto un bel po' di tetti. Non ho controllato in realtà qua sotto. Vabbè, no, 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 quelle sono solo texture che fanno schifo, non sono segreti. Lì c'è un albero, ma è solo un fattore estetico. E credo idem di qua. Sì. Sono solo fattori estetici. Ok, direi che l'esplorazione dei tetti è quasi completa. Non so se essere felice o meno. Certo, una volta sapendolo, non si ritorna qua a girare intorno a questi tetti per raccogliere oggetti, visto che già lo sai che non c'è nulla. Tuttavia, un piccolo premio magari lo si poteva inserire. Forse qua sopra c'è qualcosa. Nel tetto più alto. Oh merda! Ah sì, c'era qualcosa, avevo ragione. Una stupida compressa. Oh, guarda cosa c'è pure! Ok, non mi ha visto. Miracolo, non mi ha visto. Praticamente si muove nel punto in cui vengono lanciati gli oggetti. Quindi gli oggetti fanno rumore. Ok, loro mi hanno perso di vista. Ora non mi attaccheranno più. Wow.
sono girati. Più o meno, non ancora. Dai, rimettetevi in posizione. Ancora guarda di qua lo stronzo. Ok, ha una ronda. Ha una ronda. O sta tornando in posizione? Allora, l'altro non mi ha visto, che è tornato in posizione. Quindi. Allora, non hanno molta energia, noi abbiamo tre compresse e una fiaschetta curativa. Uccido rapidamente il primo e poi vado ad uccidere il secondo. Merda! Cazzo, quella era dell'altro tipo! Merda, non me l'aspettavo. Madonna, ma può essere la sfiga dannata che mi vada a bloccare nel pezzettino di tetto dove non si può camminare? Cristo santo. Ok, questo è un vicolo cieco. Come sapete non voglio resuscitare, non voglio morire. Ma questa zona è abbastanza difficile. Non è difficile come ho detto già prima, da esplorare in maniera completa ed è quello che a me interessa. A me non mi interessa completare il livello, a me interessa esplorare e raccogliere ogni singolo oggetto. E questa è una zona complicatissima, se muoio qui sono fregato perché avrò veramente difficoltà poi a riesplorarla con calma, capire dove ero già stato, cosa mi manca da fare, cosa mi manca da vedere. Quindi dobbiamo cercare di eliminare tutti i nemici e raccogliere ogni cosa ora. Ora o mai più. Mai più no, però insomma, può iniziare ad avere difficoltà, a perdere un sacco di tempo. Ovviamente non registrerei di nuovo tutto. Riprenderete da dove ero arrivato, cercando di eliminare di nuovo tutti i nemici. Ma evitiamo, allora. Boh, zone molto strane. Una zona che permette più o meno di nascondersi, ma il senso? Luogo perfetto per un'imboscata, ma non accade nulla. Forse perché già ho ucciso alcuni nemici sui tetti? Boh. Vabbè, qua non c'è nulla. Ok, ci siamo sotto dove c'erano quei nemici. Quei nemici non ci interessano perché quella è una zona piuttosto oltre. Ok, questo è il tizio di prima con l'arma. Aspetta, mi è caduto di sotto. Era fuori posizione. Ok, quindi là sopra dovrebbe esserci un nemico in meno. Ok. Abbiamo trovato un NPC. Dialoghi? Niente? Ah. Ok. Allora, cosa vuoi fare? È molto molto utile questo attacco per eliminare i nemici quando sono numerosi e vicini. Ok, siamo tornati all'inizio.
Ok, noi spuntavamo da qua. Abbiamo controllato già qua sopra per primo. Là c'è l'altro passaggio. I tetti in questo lato li abbiamo visti. E qui c'è questo NPC. Speriamo che ti assomiglia un po'. Sì, è lui, l'abbiamo trovato. L'adepto dei corvi. Tu non sei uno dei samurai di questo castello, non è vero? Tu sembri uno shinobi. È molto abile. Proprio così. Lo immaginavo. Beh, di sicuro mi hai dato una mano. Vedi, sono successe cose spiacevoli. E ora mi danno la caccia giorno e notte. Sono con le spalle al muro. Ma tu gli hai dato una bella lezione. Prendi. Allora, come vedete, il dialogo base è normale. Lui non è ammalato. Questa cosa l'avevo pensata. Avevo pensato, ma quando li incontrerò per la prima volta, faranno il dialogo base? Oppure saranno ammalati? In realtà avrei preferito che fosse ammalato e che per fare questo dialogo e ottenere gli oggetti avrei dovuto curarlo. Però vediamo un po' come si evolve la cosa. Cioè, sembra che non è ammalato, ma in realtà lui dovrebbe essere ammalato. Comunque, sui segnali di fumo usati dagli shinobi a Shina, i corvini grigi. Segnali di fumo di color rosa, chiaro, sono posizionati sui tetti del castello a Shina. Questi segnali guidano i corvini. Lo stormo delle piume cinerine di certo è il solo che possa seguire una pista simile. Vedi, io vendo informazioni. Sì? Mi dispiace, non faccio affari in posti per fidarsi è bene, ma forse ci incontreremo ancora. Senti, è inutile che insisti. Non fa, forse ci incontreremo. Senti, forse. Ok, quindi. Che brutto. Questo era il dialogo base quando lo incontriamo, ma quando lo ritroverò da qualche parte sarà già malato o addirittura morto, chi lo sa. Meno male che non ho curato il mal del drago. È stata una cosa molto interessante. Abbiamo scoperto che appunto i dialoghi partono in maniera normale. Vedete? Ma che cazzo? Sì, era di là sopra quello là. Il ragdoll. Ha ricaricato i nemici, i cadaveri dei nemici. È divertente questa cosa. Speriamo che non la pacciano. È bellissima, è una cosa super divertente. Ok, da qua possiamo arrivare nell'altro lato dei tetti. Riusciamo anche a salire là? Oh, merda, forse è meglio non provarci. Ok, torniamo sul tetto. Abbiamo una sola compressa. Com'è? Ma che Cristo santo. Ma quanta pazienza ci vuole? Cazzo, c'era il coso qui, perché non mi ci faceva andare? Ah, lì c'era un oggetto, vabbè, lo prendiamo dopo. Queste tanto vale usarle. Ok. Basta un solo colpo per infiammare i nemici deboli. Questa è una cosa positiva. Questa è la zona strana. Oh mio Dio, qua ci sono ancora altri nemici. Tra l'altro ho il presentimento che si avanzi da qua, forse è meglio evitare. E allora facciamo la seguente.
qui sopra, ci torniamo dopo. Un'occhiatina qui. Ok. Ah, guarda dove siamo. Bene. Adesso raggiungiamo l'altro lato dei tetti della zona centrale. Santissimo. È divertente muoversi sopra la testa dei nemici in questo modo. Loro sono ignari di tutto. Come ho già spiegato più volte, devo esplorare tutto in maniera attenta e precisa. Quindi qua abbiamo visto. Qui non c'è nulla. Qui possiamo arrivare a quel tetto però, interessante. Ma sembra fatto in modo che non ci sia nulla. Mi sembrava vi fosse un buco, invece non c'è. Comunque tranquilli. Sono consapevole che questo video è stato un po' noioso. Abbiamo solo esplorato, non abbiamo fatto nulla di particolare. Ma dai, le parti sopra i tetti contro i tizi corvi, strani, quello che sono state divertenti, dai. Emozionanti. Con noi vicinissimi alla morte. In ogni caso, ora vi prometto che qualcosa di divertente ci sarà, perché ora andiamo ad affrontare quei tizi là davanti. Ok, abbiamo finito anche di esplorare queste parti. Madonna, meno male che si è aggrappato almeno. Quanto è fastidioso quando salti e non salta. E va bene. Fine. Fine, 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 fine. Scendiamo. Ok, abbiamo esplorato veramente, veramente tutto. Abbiamo solo 390 sen, non sono molti. Sono piuttosto soddisfatto. E allora? Allora, dobbiamo arrivare dall'altra parte. Possibilmente. Senza subire troppi danni. Cerchiamo di capire un percorso ideale. Ok. Abbiamo trovato il percorso. Senz'altro lo saprete già. Questa battaglia deciderà le sorti di tutta Ashina. Ora offriamo le nostre vite a Lord Ishin e alle genti di Ashina. Noi siamo Ashina. Nessuno ci può spezzare. Cazzo! Ma bastava premere quadrato. Allora, vediamo un po'. Tre con il fucile e un altro con l'arma. Lì c'è un tesoro. La porta è chiusa, quindi si avanzava dal tetto veramente. Qua c'è solo un extra. Perciò danneggiamo lui. Uccidiamo uno col fucile e poi
Vediamo, potrei correre da questo lato. Forse mi conviene eliminarlo qualcuno, tipo quello. Come immaginavo. Allora, non viene qua, no? No, qua non ci viene. Maledetto, mi ha colpito, bastardo. Maledizione! Ok, abbiamo tolto almeno il pericolo dalle palle, quindi da lì poi possiamo usare il rampino e svolazzare qua in giro. Che sto stronzo ormai non c'è. Il nostro amico da qua se n'è andato. Ok. Usiamo una compressa. Ok, per sicurezza ci mettiamo qua per evitare di colpire il nemico sbagliato. Ok, si parte. È morto con un colpo. Ok. Non è di qua che volevo scappare, ma va bene ugualmente. Cazzo! Ah, il generale è qua. Ok, tre cure abbiamo. Allora, ha la spada. Avrà di nuovo l'attacco a spazzata spaventoso, immagino. Avrà l'affondo anche. Ok, affondo. Ok, con due colpi gli si evita di fare l'attacco in salto. Ok, non ha l'attacco. Sì, ok, perfetto. Con due colpi possiamo eliminarlo facilmente adesso, usando... No, evitiamo, possiamo farcela con la spada, dai. Ah, ce l'ha questo attacco allora. Merda, vero? Mi colpiva anche col salto. Cazzo, l'avevo dimenticato. Ok. Piace amico.
La porta non si apre da questa parte. Ok, quindi abbiamo... Wow, non ci credo, abbiamo completato anche l'esplorazione di queste zone. Bravo, bravo Jack, molto bravo. Ora dobbiamo avere a che fare con quegli stronzi e per farlo... Aspetta, potrei provare questo oggetto? Vediamo un po'. Arriverà fin là sotto? Mi sembra un po' troppo lontano, no? Merda. Oh mio Dio, mi sono salvato. Mi era sembrato di vedere qualcosa di brillante o era un'impressione? No, erano i riflessi del sole, immagino. Sì. Esatto. Ok, abbiamo evitato almeno di cadere molto in basso e perdere energia, subire danni. Dai. Ok. Questa tipologia si può eliminare spammando gli attacchi. Quante compresse! Che cazzo? Ma che cazzo? Era il tizio dell'aquilone? Oh mio Dio! Vediamo questo attrezzo quindi come funziona. Boh, ha fatto danni. Quanto avrà consumato? Uno o due? Oh mio Dio, ragazzi, ma che cosa è successo? No, non... ma che cazzo? È arrivato da là? Può essere che... Madò, bellissimo, gridava... boom! Beh, da qui sembra... Potrebbe esserci un altro là. Troppo divertente, cavolo. Mi è venuto in mente una cosa stupidissima. Stupidissima e divertentissima. Un altro di questi. Consuma solo uno. Wow! Bellissimo, consuma solo uno. Cavolo, molto meglio dello Shuriken. Cioè, se consumasse due, ma consuma uno. Scopriremo se ho ragione. Può essere che è veramente là, sull'aquilone che sta volando. Yahoo! Ah, si poteva andare anche da... No, troppo alto, non si poteva. Col salto al muro sarebbe stato possibile. Un cortile con una lucertola, ma... Non mi sembra una buona idea scendere adesso. Potremmo avere... non proprio belle sorprese.
Madò, quanto siamo in alto. Non compaiono nemmeno i nemici di quella zona lì. Oppure che dall'aquilone arriva il tizio. Avevo più o meno ragione. Quanta energia che mi ha tolto! Fuga, 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 fuga. Oh mio Dio! È arrivato veramente tipo dall'aquilone. Piace amico. Continua a volare, piccolo angelo. Ok, qua avevamo visto, no? Quindi dovrebbe esserci l'altro qua dietro. Ok, o forse ha fatto una brutta fine in qualche modo. È morto. Le monete. È caduto, credo. Carpe, scusate che ho sbattuto sul microfono. Tre carpe. No, due carpe. Sono felice. Due nuove carpe. Ci avviciniamo ai nostri obiettivi carpulenti. Che bello, eh? Cavolo. Molto bello. Alla Spider-Man. Ok, basta farci distrarre dalla direzione artistica del videogioco. Allora, siamo piuttosto vicini, ma ah, non si sale lì sopra. Ah, ecco l'entrata, va bene. Dobbiamo prima scendere qua sotto. Non voglio subire danni da caduta. Forse sarebbe sceso qua. Cavolo, ma da qui si può chiaramente scendere nel laghetto. Poi come torno? Apro la porta dall'altro lato, forse. Allora, io credo che con elevatissime probabilità qui intorno ci sia un luogo dove riposare, un idolo, quindi avanziamo. E poi è esatto. Ci Grazie. Ma
È un nemico. Cosa? Perché è un nemico? Vabbè. La smetti di fare cose strane, maledizione. Usa la tecnica quella là. No, volevo schivare in avanti. E vabbè. Ne sarà valsa la pena di morire per non aver usato dei semi di zucca? Ovviamente no. Ma vaffanculo. Mi era sembrato il tizio che si era suicidato contro il ciccione. Evidentemente non era lui. Va bene. Grazie come sempre per essere stati con me. Anche qui ci siamo divertiti. Ci vediamo nel prossimo video in cui ripartiamo esplorando il lago. Era meglio se mi buttavo direttamente qua sotto. Ho perso un bel po' di roba per andare in quella stanza. Chi cazzo me l'ha fatto fare? Ora dovrò per forza riposare all'idolo, mi sa. Saluti da No Jake.